le mura di Kiva. Ecco, vedete che adesso la città che è circondata con la mura della città, adesso noi entriamo dalla porta che si chiama Otà Darvoza. Otà vuol dire padre, perché c'erano quattro ingressi, quattro importanti ingressi. Da una, da questa qui che adesso anche entriamo noi, entrava Khan di Kiva, che si chiamava Otà. Otà vuol dire padre, perché come lui era il padre dei popoli, entrava certamente che lui da questa parte. Dall'altra parte entravano commercianti, insegnanti e così. Ecco le lunghe mura di Kiva. Finiva a Venezia, sì. Dalla Roma fino a Cina, così la lunghezza erano 20 chilometri di tutti i caravani, con mille caravani, che in tutta la gente che andava spostava da una parte all'altra. Perché sapete che i camelli erano più importanti trasporto attraverso dei deserti, attraverso dei montagni, quando faceva 60 gradi sopra terra nel deserto. Il viaggio durava due anni, le caravane erano lunghe anche 20 chilometri. Durava due anni. Questa è la statua di Al-Khwarizmi che ha creato lo zero. Eleganza. Spettacolo di danza, di folklore. Perché spegnono e spandono. Era il padre, così entrava sempre lui, il governatore. Entriamo anche noi, però come vi ho detto che... Però non c'è... Ricchi commercianti che venivano dall'altra parte del mondo, c'erano anche i caravanserrani dove potevano rimanere 2-3 settimane finché facevano il pin. Vediamo tutti i 160 monumenti, vediamo più importante, due madrasse, perché le madrasse abbiamo visto anche a Samarcanda, anche a Bukhara, anche qua, come progetto sono uguali, solo i nomi, i disegni, gli ornamenti motivi sono diversi. Deanna! Sono qui, ecco, ecco, guarda! Che belle ste matrasse! Io che spenda perché... Piano piano, aspettatemi che vediamo oggi è questa madrasa che si chiama Muhammad Amin Khan. Muhammad Amin Khan era uno dei governatori di questi paesi del XIX secolo, che lui ha fatto costruire una madrasa e un minaretto. Madrasa, governatore di questi paesi, è stata arrabbiata e ha fatto costruire ancora più bello minaretto di Bukhara, che lui voleva che volesse che luccicare da lontano, superare da quel minaretto di Bukhara, e ha fatto di diametro 15 metri, noi abbiamo a Bukhara diametro 9 metri, lui ha fatto 15 metri che... Infatti non ho mica capito quando ho visto in foto cos'è. Vedi che bello? È bella immagine. Vedi che non fa più freddo? Vedi che non fa freddo, vale da giornale, è il piumino. Il minaretto incompiuto.
di fine stagione. Vuole una foto, lei? Ma qua tutto qua. No. Andiamo avanti. Terribile. Per i miei gusti. Bellissimo. No. Vedete qua vendono pesce d'oro, pesce d'oro simbolo che di ricchezza. Bisogna attendere sulle porte d'ingresso, così porta la ricchezza. Controlla. Speriamo, se no cosa faccio? Pago. Paghi. Che si chiama moschia Giumà. Giumà vuol dire venerdì. Sì. Ecco, ogni venerdì era aperta, dove potevano venire tutti quelli che abitavano qua dentro, emiri, cani, e poi tutti i ministri, tutte le epoche, tutti i feti. Per esempio, la prima volta questa moschea è stata costruita nei coloni di legno che vengono da noi da nono secolo. Queste qui, due che potete vedere qua, queste qui sono più vecchie, più antichi, dal nono secolo. Poi dopo, quando Genghis Khan è arrivato, come vi ho già spiegato, che Genghis Khan sempre la prima volta e l'ultima volta 150 colonne di legno. Ha fatto la guerra qua, a Corea, per conquistare questo legno. E poi quando dopo si è fatto con di legno. E questa è la scrittura araba, vedete? E si vede poco, però si vede. Perché cominciando dal 14 secolo, quando è finito con la dinastia di Genghis Khan, adesso ci sono 213 colori di legno. E guardate, potete adesso girare. E quello là, per esempio, sì, da 14 vicino alla costruzione. Quella costruzione, vedete, si chiama Sakokona. E c'era un imam di questa moschea che veniva alle 5 di mattina. Metteva l'acqua dentro di questa, perché c'è una tazza di, della pietra dove metteva l'acqua e c'era qualche suri da Corano che guardando l'acqua di questa tazza, e poi dove c'erano la gente che aveva diverse macchine, così bevevano, così curavano. Alla base di ogni colonna c'è l'ana di cammello che impedisce agli insetti di risalire. È l'ana di cammello per impedire agli insetti di avvicinarsi, di salire e di rovinare la colonna. Guarda questa che istoriata che è. In questa colonna ci sono alcuni elementi decorativi zoroastriani. Ancora a tuo chiesa, ma